Mangiarti Skype. Eccoci. Buongiorno. Come arriva la Roma a questo derby? Perché per Luis Enrique è la prima volta, insomma, c'è un grande coinvolgimento dell'ambiente. Se da questo punto di vista ha trovato magari i giocatori con un po' più di pressione, ecco, come ha avvertito questo derby anche lei? No, che è una partita speciale l'ho visto due mesi fa, che è una partita molto importante per i tifosi, per la società, per la squadra, anche per noi, è normale, è il nostro grande avversario, il nostro rivale. Come arriviamo? Arriviamo in un momento, credo, giusto, un momento ottimo. Ho visto lavorare la squadra questa settimana in l'atteggiamento migliore, credo, desde che io sia qui, e sono contento per tutto quello. Arriviamo in stato, credo, un momento giusto. Anche se c'è di mezzo il derby, non cambierà nulla Luis Enrique rispetto a quanto finora ha già fatto. Faccio l'esempio: convocazioni domani, ritiro non si fa, i giocatori arriveranno domani, rimane tutto lo stesso? Sì, perché non cambia la regola del calcio, è lo stesso, due porta, dovevo fare un gol di più che l'avversario, è una situazione particolare, loro sappiano ottimamente come devono vivere la sua, o che cosa devono fare come professionista. C'è sempre la possibilità di chi vuole rimanere qui perché la sua situazione familiare è migliore così, chi non rimane alla sua casa prepara la partita come io credo che si deve preparare, non ho nessuna situazione per me diversa. Un'ultima cosa, insomma, sappiamo dell'assenza di Francesco Totti, nell'ultima partita contro l'Atalanta in quel ruolo ha giocato Pjanic. Come sta il giocatore, se sta bene fisicamente, visto che è tornato dalla nazionale con un po' di mal di schiena, se per Luis Enrique è pronto per eventualmente giocare questo derby? Prima di tutto mi dispiace tantissimo quello che è successo a Francesco, per noi è sempre importante contro la Lazio in più. Ma questa è una situazione che sempre circonda i giocatori, che è normale che succeda a volte. E quello che mi fai la domanda di Pjanic è un caso come il resto dei calciatori che hanno in nazionale. Quando ritornano dopo partite importanti è sempre difficile vedere in che stato viene, che partite ha fatto e tutto quello. Oggi si è allenato bene con tutta la squadra, ha fatto tutto bene, al 100%, sta a disposizione, sono contento. Mediaset. Eccoci qua. Abbiamo visto in questi giorni, ha parlato molto con i giocatori, che messaggio ha lanciato? Ovviamente non possiamo sapere che cosa ha detto, le tattiche e tutto, però qual è il messaggio per giocare e per vincere questa partita, questa gara? Ho parlato ho bisogno di parlare, non di più di un'altra settimana, non di meno. Credo che quando arrivano a queste partite è importante che il giocatore ha questa fiducia che adesso c'è. Tre settimane fa chiedevamo per questa situazione una coppia di risultati positivi per arrivare così, adesso c'è questa fiducia. Ho parlato di situazione di calcio, situazione personale, situazione, però con la stessa sensazione di che una partita è speciale, però non è una cosa incredibile. Non credo di aver cambiato il mio pensiero, il mio modo di lavorare. No? Continuo a migliorare, imparare ogni settimana, perché considero che ancora manca di più.
però la Roma ha fatto il salto di qualità e secondo lei domani si affrontano due squadre alla pari o voi siete più forti o magari loro non hanno nulla da perdere se vediamo le statistiche, i derby persi della Lazio, qual è la sua valutazione in questo senso? Non lo so, mi piace come squadra, è una squadra forte con due attaccanti o tre attaccanti di grande qualità, internazionale, mi piace il suo atteggiamento, mi piace una squadra per me forte, difficile, però ma, la proposta che la Roma farà e che noi sappiamo è quella è impossibile di negoziare, che noi andiamo a fare la nostra proposta, andiamo a fare la nostra partita, andiamo a vincere o a intentare di vincere il derby sappiamo che è una situazione particolarmente importante per i tifosi e per tutti i romanisti. Un'ultima cosa, loro hanno Klose, Sissé, insomma Klose ha detto Totti è fortissimo, non lo immaginavo così forte, voi avete Osvaldo, Bayern, quindi chi vincerà? Pure preoccupato anche lei di Klose, come ha detto Totti? No, Klose ho visto che si è allenato già con la sua squadra, questo tipo di partite, è così, questo tipo di partite sono più motivate per il calciatore, tutti fanno l'impossibile per essere. E mi piace che Klose può essere una squadra avversaria. Noi siamo forti, pure forti, e noi arriviamo è stato ottimo. Cioè, non vedo nessuna possibilità. Spero di una partita aperta, una partita difficile, e con il sostegno del nostro tifo e con la situazione particolare motivatore di giocare contro il massimo avversario, andare a fare il nostro calcio. Centro Sono Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. È il suo primo derby, è stata una settimana un po' particolare, Elena prima ci diceva di questo discorso della polizia, comunque ieri i tifosi gli è stato impedito di vedere l'allenamento, comunque è un fatto, è la realtà. Io volevo sapere se questo può essere un monito per far capire come lei sta arrivando a questo derby, se lei è teso, come sente questa partita. Io ho sentito adesso che io avevo chiamato la polizia, non so il numero, non so come dovevo chiamare, non lo so, se me lo dai alcuna volta se io ho bisogno, ma c'è una cosa che credo che è importante, è la situazione della gente che si mette sul muretto, se si cade o si fa male o qualcuno, sono ragazzini normalmente, e si fa male. È una situazione credo importante che la società deve risolvere. E quello che succede, io voglio a volte fare un allenamento sul calci piazzati. È meglio, credo che i tifosi devono capire che è meglio per noi che nessuno vedi che cosa stiamo facendo. Pure solo per logica, è per quello che noi ancora non parliamo di chi gioca, chi non gioca. È normale, è una situazione particolare che credo tutti gli allenatori. Io faccio il mio lavoro, ho fatto lo stesso lavoro contro la squadra, è più motivante anche per me il primo derby, però ho vissuto una situazione uguale, quasi uguale, non è uguale perché questo è un derby nella stessa città, tra due squadre forti, ma è una situazione contraria per me. Io faccio il mio lavoro di cercare di aiutare al massimo ai miei calciatori, questo è lo che mi preoccupa, e come posso combattere una squadra forte come la Lazio. Poi le volevo chiedere sulla Mela, si sta allenando con il gruppo, so che chiaramente non darà nessuna indicazione tattica, però come sta giocando il giocatore, come sta andando? Sono in quello caso di Eric molto contento, lui ha fatto un grande miglioramento, no? Lui si trova fisicamente in un stato ottimo, si è allenato benissimo, dobbiamo pensare che è un ragazzo di 19 anni,
19 anni in un altro paese, in un'altra situazione, con situazioni che io conosco perfettamente quanto quello che si riferisce alla, alla lingua, però è un bravo calciatore che può essere molto importante. Sono contento pure per lui e pure per la squadra. Corriere della Sera. Ciao Luis, volevo sapere se hai osservato di più le ultime partite della Lazio o i derby dell'anno scorso, per dire, per preparare questa partita. Quale delle due cose ti è? Tutte e due cose ho fatto. E che cosa hai cercato? Però normalmente cerchiamo di guardare l'avversario nella stessa situazione più o meno. Si gioca la Lazio a casa, cerchiamo di vedere le partite che giocano a casa. E pure ho visto il derby del, credo che una squadra che ha cambiato sull'attacco con questa situazione di Close Cissé, mi sembra che possano fare alcun cambio per cercare di controllare il nostro gioco e vediamo, non so, spero di avere la palla, che è lo che noi cerchiamo sempre, in questo non c'è o non ho, o cerchiamo di non avere negoziazione e non lo so che cosa succederà. Ci sono tante cose che noi dobbiamo vedere quando la partita si inizia. Ecco mister, volevo sapere due cose veloci. La prima, come reputa lei questo derby? Cioè lei reputa un derby per Luis Enrique, non per la squadra, proprio per lei. Un derby anche importante, fondamentale, visto che è proprio un derby per ipotecare al meglio anche il suo futuro in questa piazza, in questo club, in questa squadra. Sa quanto è importante il derby, no? Per Luis Enrique è una partita come le altre, la prepara come le altre, oppure pensa che veramente può incidere il risultato di questa gara sul suo futuro, sul domani, sul giudizio della gente nei suoi confronti? Non è una partita come le altre, lo so. Però io non penso a questa situazione. Tre settimane fa mi hanno fatto la domanda della dimissione. Ma non è, non so che cosa succederà, non sono preoccupato di questo, di se vinco o se vinciamo o perdiamo il derby. Sono preoccupato di fare tutto lo possibile, di aiutare la squadra per vincere il derby. Dopo il mio futuro, nel calcio non c'è futuro. C'è futuro, questa partita è l'unica che mi interessa. E dopo contro il Palermo. E dopo un'altra situazione, non sono preoccupato di che cosa succederà nel mio futuro, non mi preoccupa, davvero, non mi preoccupa. Posso fare è capire se lei reputa questa partita importante per, cioè che la possano giudicare tanto per questa partita, questo volevo dire. Tu credi che sì, se perdiamo il derby e vinciamo tutto il resto delle partite e fatto la dimissione alla fine della temporada della stagione, no? Non si sa mai. Ora, questa partita non è normale, è una partita speciale che noi cerchiamo di vincere e faccio tutto lo che faccio con il resto di avversario di più, perché me lo ricorda tutti i tifosi due settimane fa, quando vado alla benzinera, quando vado al supermercato, quando vado a fare una passeggiata, me lo ricordano, ti raccomando per il derby, è quello che mi hanno detto, lo so. Farò tutto lo che io posso fare. Non è una partita speciale, lo so, però il mio futuro, che cosa succede? Non sono preoccupato di nulla per il mio futuro. Il mio futuro è una partita speciale. È la partita speciale, senza nessun dubbio. Ecco, mister, l'ultima velocemente. Al collega ha parlato di Lamela, però io non ho capito una cosa. Lamela sarebbe pronto, nell'eventualità, scelte a parte che poi le fa lei domani, sarebbe pronto per scendere in campo per giocare il derby dal primo minuto? O perché ha recuperato da una settimana, perché non si è arrivato in tempo con i compagni, ancora ha dei margini per dover lavorare? O è pronto per scendere in campo? È pronto per... sì. Lui si sta allenando con noi a tre settimane fa, allo stesso livello, è pronto per andare in campo, per entrare in campo. Stesso dicesi per Gago? Gago è un giocatore sul quale le conta già da questa partita? Lo stesso discorso per Gago e per tutti i calciatori che sono nella lista. Nella lista ci sono tutti. Grazie. Domani. Gazzetta dello Sport.
volevo sapere se psicologicamente può essere più complicato il derby della Lazio che viene da 5 sconfitte consecutive, oppure può essere una carica in più, cioè una cosa da temere dal punto di vista psicologico, hanno tanto peso sulle spalle. Reia poi ne ha persi 4 su 5, è stato oggetto anche appunto di qualche ironia su questo, oppure può essere un vantaggio o uno svantaggio avere di fronte un avversario che non vince, anzi perde il derby da tanto tempo? Mai si sa, è difficile di sapere, non lo so, spero che sia una, che sia peggio per loro, però mai si sa, eh? Non sono più innamorato delle statistiche, ma io affronto il derby pensando in che cosa può fare di più per aiutare alla squadra. Non mi metto nella situazione dell'altro allenatore, cerco di pensare in che cosa può fare io. Corriere dello Sport. Buongiorno mister. Io volevo sapere se la presenza di attaccanti molto forti fisicamente dalla parte della Lazio può portarla a fare scelte diverse riguardo la coppia difensiva centrale, magari scegliendo Kier o Kwan. Sempre pensiamo che cosa succede con l'avversario, come posso combattere il suo livello, ya sia fisico o tecnico, ma la prima cosa che faccio per fare la mia scelta è come voglio giocare io, che cosa voglio fare, dove voglio avere la pressione, dove voglio il pressing, dove vogliamo di giocare. Questa è la prima scelta, però sempre è interessante guardare l'avversario per sapere se magari in questa situazione preferisco un giocatore più fisico, più tecnico. Sempre cerchiamo di controllare tutto quello che sia possibile. Un'altra mista, scusi, se secondo lei Pizarro come giocatore ha le caratteristiche per poter giocare da trequartista dietro gli attaccanti? Sì, potrebbe giocare come trequartista, un giocatore che ha la qualità di puntare, di fare il passaggio. Sì, può giocare come interno, può giocare. Io sono contento perché la squadra e la rosa è ampia e io posso scegliere tantissimi giocatori. Credo che per l'allenatore avversario è più... è un po' più difficile quando c'è una squadra e quando c'è questa situazione nella che io poi posso fare una scelta più lunga. Magari è peggio per il calciatore perché è difficile di sapere se gioca o non gioca, però quando io vedo come si allena la mia squadra e vedo che posso fare tantissime scelte, è buono per me, mi piace questa situazione. Buongiorno mister, riguardo la prima domanda del collega, mi chiedevo se aveva studiato qualche meccanismo particolare proprio per gli esterni difensivi, dovessero giocare cose Angel e Rosi, visto che Sissé si allarga molto spesso sulla destra, quindi dalla parte di cose Angel, ed Hernanes ad esempio a Firenze si è molto allargato sulla sinistra, quindi due giocatori molto pericolosi e offensivi, se aveva pensato a qualche meccanismo appunto difensivo diverso dal solito. E quanto conta secondo lei in un derby il tatticismo in una partita dove evidentemente conta molto l'emotività? Ci si cade più a sinistra che a destra, è close, le sue diagonali, le loro diagonali sono molto pericolose perché sono calciatori che hanno questa qualità, pure Hernanes quando cae alla fascia laterale. Cerchiamo di fare questo lavoro, questo è, tutta la settimana va incamminata a che cosa possiamo fare di più per migliorare il nostro rendimento e che cosa possiamo fare per combattere lo che fa l'avversario. E la seconda, scusa? L'emotività quanto conta e quanto poi la tattica è una partita? La tattica, la lavagna è sempre magica, mai si fa un errore alla lavagna, io mai ho sbagliato in una lavagna, però
gli allenatori alla lavagna succede tutto, e dopo è più importante la testa dei calciatori, come arrivano a questa situazione. E per me è molto importante controllare le emozioni, si dice così? Sì. Sì? Le emozioni, se tu controlli le emozioni, la testa, che non è facile, perché è un ambiente incredibile, è una situazione di voglia di vincere, però loro sono professionisti e devono sapere che cosa devono fare in ogni momento. Sport Italia. Buongiorno mister, prima lei diceva sto imparando anch'io molto da quando sono arrivato. Volevo sapere, secondo lei, quanto è cambiato come allenatore da quando è arrivato in Italia nel suo approccio al modo di giocare italiano? No, continuo a imparare ogni volta, ogni allenamento, ogni volta che guardo una partita in TV, però non cambio il mio modello del gioco, lo che io penso, quello per lo che la Roma non ha preso, per fare una situazione di calcio diversa, non diversa, sino una situazione di calcio propositiva, questo è innegoziabile. Adesso il mio lavoro è sacarne. Sacare il creatore, sì, ottenere il massimo dei calciatori, questo è il mio lavoro. Come lo faccio? In quella maniera propositiva, e pensando sempre in come posso fare perché i calciatori hanno il suo rendimento in più, no? Questo, però continuo a imparare ogni volta, e manca tanto, manca tantissimo. Però non negozio che cosa voglio fare con la mia squadra e come voglio giocare. Questo no. Mister, buongiorno. Delle condizioni di Pjanic e Lamela ha già parlato prima. Volevo sapere quali sono le condizioni di Kwan, se può scendere in campo. Poi se Stekelenburg lo vede psicologicamente recuperato. Kwan è lo stesso discorso di quasi Eric. Ma non lo stesso, un po' più differente, perché lui arriva tra un anno, l'anno scorso molto difficile per lui perché non si allenava, però giocava, e adesso è recuperato il suo livello fisico. Sono, sempre lo dico, contento per il calciatore, perché io ho vissuto situazioni similari quando tu sei fuori della squadra, della rosa, e non ti puoi allenare. Lui già è con la squadra, lui è un giocatore di un livello altissimo, internazionale per la sua selezione. Sono contento del suo impegno e come si allena. Il suo stato fisico è migliorato. Domani vediamo se è nella lista, però sono contento per lui, è troppo vicino. Molto vicino, scusa. E per quanto riguarda Stekelenburg? Stekelenburg ha fatto tutta la settimana con noi, no? Credo che lunedì iniziò l'allenamento con la squadra, martedì, non mi ricordo bene, e lui è pronto. E l'ultima, ci sono chance che Borriello possa essere della partita oppure no? Scusa? Ci sono possibilità che Borriello possa giocare oppure no? Chiaro, la stessa che Borini, che Boja e che Osvaldo. Questa te l'ha ordinata a fare Regia, no? Regia. Good afternoon, mister. After the unconvincing start for the Scudetto for Roma, they lost the first match, they drew the other two, but they won the last two matches. So this means that they are getting better, Roma. But my question is, do you think your team arrives to the point of consistency you need, and do you still consider Roma as a title contender? Thank you very much. I think we arrive in the right optimal condition, physical, technical, and psychological. I think to keep on the same level against La Lazio. No, in general. No, we are improving our level. Without that.
Diciamo, appunto, la domanda era: dopo un inizio difficile, la Roma ha vinto le ultime due partite, sta migliorando, e poi la domanda era: ma la Roma sta raggiungendo un livello di regolarità, di rendimento sufficiente, la considera una seria candidata al titolo? E mi sarei risposto che la Roma arriva a questa partita in perfette condizioni tecniche, fisiche e psicologiche, e comunque sta migliorando il suo livello gradualmente. Buongiorno mister, estremaldizia.info. Mancherà Francesco Totti, che è un riferimento per la squadra, ma è anche il primo rigorista di questa squadra. E la Roma non ha avuto ancora calci di rigore. Dovesse a favore, dovesse accadere in questo derby, lei ha già deciso chi lo calcerà? Ci sono tante opzioni, eh? Ci sono due o tre grandi calciatori del rigore. Ah, aspetto, speriamo di avere questa situazione, eh? Però devi arrivare nell'area, dentro l'area, devi arrivare in area, perché succede a qualsiasi situazione similare. Se c'è, vedrà che è una buona scelta, sicuro. Non volevo sapere il nome, ma volevo sapere se lei ha già comunicato alla squadra chi lo calcerà. No, ancora non le ho comunicato né chi giocherà, né chi calcerà il calcio di angolo, perché ci sono tante opzioni. Noi abbiamo lavorato sopra questo, però loro lo sappiano. Facciamo le ultime, se lo immaginano, come? Se lo immagino. Sì, io ti faccio una domanda che avevo già fatto prima, non per essere ripetitivo, perché secondo me le partite poi si preparano qui a Trigoria, no? Volevo sapere le condizioni, visto che si sta lavorando, ecco perché te la rifaccio, le condizioni dei campi, perché comunque per il tuo gioco, hai detto anche l'altra volta, gioco veloce, possesso palla, insomma è molto utile, quindi ecco come stai lavorando qui. E poi una curiosità invece per quanto riguarda lo stadio, quell'abbraccio di gruppo che fate prima della partita davanti alla panchina, visto che sta prendendo molto, ho sentito i tifosi che mentre vi abbracciate insomma incitano molto, se può essere fatto magari vicino alla curva. Mi piace tantissimo, sempre ho parlato di questo, il rapporto fra i tifosi e noi e la squadra deve essere il migliore possibile. E quello succede quando la squadra risponde a questo tifo e risponde con quell'atteggiamento. Adesso sta succedendo, mi piace tantissimo. Non lo so, perché magari la nostra panchina è lontanissima e magari il referee fa un casino perché noi non siamo alla ora, non lo so, quello non sono preoccupato per questa situazione, non è una situazione che io credo devo controllare, ma mi piace sentire il rapporto e il tifo dei tifosi che sappiano che noi andiamo tutti insieme, non noi le 18 e lo staff, sino 20.000, 30.000, 80.000 quando siamo giocando in casa, tutti insieme per andare per la vittoria. È bellissimo e mi piace. E l'altra? Sui campi? Sui campi? Come stanno i campi? Come stanno? Il nuovo? Sì. Come le condizioni? Tiene buona pinta. Ha un bel aspetto. Ha un bel aspetto il campo, eh? Noi stiamo già cercando di iniziarsi a allenarsi lì, ma dobbiamo aspettare ancora. Prego. Buongiorno mister. Tirando un po' le somme di quello che si è letto e che si è ascoltato in questi giorni, si è arrivato a dire che la Lazio sembrerebbe più squadra, cioè una squadra più completa, più esperta più che altro, ma la Roma è una squadra molto più tecnica. Lei è d'accordo? Cioè per lei è così, o come definirebbe le due squadre? La Lazio è una squadra già più fatta da noi. Noi siamo in una situazione, o stiamo lavorando in una situazione diversa, con un nuovo progetto della società, un nuovo progetto nel staff, con molti giocatori nuovi. È una situazione diversa. Noi cerchiamo di fare un progetto nuovo. Il progetto della Lazio è un progetto diverso, credo. L'ultima per me brevissima, che cosa la preoccupa di più della Lazio? È vero che lei guarda solo alla sua squadra e fa bene secondo me, ma che cosa la preoccupa di più? Il collettivo, le individualità, Reia, un reparto in particolare? No, io guardo la mia squadra e guardo l'avversario, mi preoccupa tutto,
tutto il movimento delle due punte, Hernández, mi preocupa Ledesma, mi preocupa Mauri, André Díaz, mi preocupa tutti i calciatori che possono fare una situazione particolare, mi preoccupano tutti la quantità e qualità del cross che fanno ogni volta, mi preoccupa la capacità goleadora o l'stato ottimo di forma di Klose, che porta 5 gol, no? Credo, non mi ricordo, però mi preoccupa tutto dell'avversario, perché è normale, è il mio lavoro. Prego. Buongiorno mister. Ecco, l'altro giorno Francesco Totti, facendo un po' una battuta, ha detto che l'uomo derby sarà Reia. Lei è d'accordo con questa considerazione o ha altre idee in merito? È la pregunta trappola, no? Questa trappola è... sempre arriva alla fine, quando già uno sei stanco, quando uno magari già sei come scuro, come scuro? Con scudo così. La guardia bassa. Io ho il massimo rispetto sempre per gli allenatori e capisco che c'è una rivalità, che c'è una goliardia, cos'è? No, una, come una specie di broma, che si scherza molto in Roma, è bello, però io ho il massimo rispetto per tutti gli allenatori e per i calciatori pure, perché io ero stato calciatore e non parlo di questo. Romanista. Buongiorno, volevo chiederle, lei abita in un quartiere dove ci sono molti tifosi della Lazio e giocatori della Lazio, volevo sapere se in questa settimana le hanno detto qualcosa. Non ho visto nessun calciatore della Lazio magliata, nessuno. Tifosi invece? E tifosi, tutti i romanisti mi dicono, ti raccomando per un derby. Ma tifosi della Lazio no? Della Lazio, complimenti, ancora quando c'è qualcuno, perché è normale, c'è qualcuno... con molto gentile, mi hanno detto complimenti, mi hanno detto qualcosa, mi trovo una rivalità che è forte perché la vedo e l'ho sentito nel passato, però una rivalità interessante, sana, sì, davvero, e credo che noi che siamo qui in una situazione di responsabilità, dobbiamo essere un po' esemplari in questo sentito. È molto bella la rivalità, è molto bello vincere il derby e faremo tutto lo possibile nell'aspetto sportivo, però ci sono tante cose importantissime per lavorare e per migliorare la nostra vita. L'ultima del collega del giornale Asturiano. Hola Luis. Hace un momento hablabas de que había sido fichado para una propuesta diferente de fútbol, ¿no? Un poco la idea era esa. Con las dificultades que ha habido hace, pues nada, lo decías tú hace un momento, unas dos semanas o tres, ¿sentiste en todo momento respaldo de la dirección? ¿O crees que pudo haber alguna duda? ¿Qué impresión tenías en ese momento cuando los resultados no eran buenos? Es más, lo dije públicamente, el respaldo total de la sociedad, no he visto en ningún momento una fisura. Es más, si la sociedad en algún momento no tuviera la confianza que creo que tiene que tener un entrenador, es mejor marcharse. Se negocia y se va uno a su casa tranquilamente. Esto no ha sucedido. No significa que no pueda suceder en un futuro, porque esto del fútbol depende de los resultados, pero queda muchísimo todavía para ver a dónde llega hasta Roma, queda muchísimo, no sabemos después de este número de jornadas dónde vamos a estar al final de la temporada, pero como siempre los que estamos como profesionales trabajando en esto intentamos vivir el presente y controlar claramente el siguiente partido, el siguiente reto. No existe futuro para un entrenador, no hay futuro. ¿Y los tifosi? Igual, no. En el sentido de que queríamos darles una alegría, no lo conseguimos. Queríamos iniciar la temporada de manera brillante, no lo conseguimos. Solo nos quedaba que seguir trabajando y en ningún momento me he sentido poco respaldado por los tifosi. Mucha gente te dice que confían
en que las cosas salgan bien, pero es también un poco normal. Siempre uno piensa que su equipo va a mejorar. La domanda era, lei poco fa ha detto che è stato preso dalla società per fare un tipo di calcio diverso, la squadra era partita con qualche difficoltà, ha sempre sentito il sostegno della società o ha percepito che qualche dubbio iniziasse a insinuarsi, quali sensazioni lei ha vissuto in quella fase? La risposta è, l'ho detto pubblicamente, più volte la società mi ha sempre sostenuto con convinzione, mai ho percepito che ci fosse qualche crepa e se così non fosse stato, cioè nel momento in cui una società non crede più nel suo allenatore, a quel punto conviene andare via. Questo non è successo. Non è successo questa volta, non è detto che in futuro non possa non succedere perché nel calcio non si sa mai, resta ancora da capire questa Roma dove può arrivare a fine stagione, ma compito dell'allenatore è quello di vivere il presente e concentrarsi sulla prossima partita e la prossima sfida, perché per un allenatore non esiste il futuro. E poi invece per quanto riguarda il rapporto con i tifosi, dopo le difficoltà iniziali, ha detto, evidentemente noi volevamo iniziare bene, vincere le prime partite, purtroppo non ci siamo riusciti, ma il rapporto è buono, i tifosi credono in questa squadra, mi incoraggiano di continuo, ma questo è anche normale perché i tifosi sperano sempre che la propria squadra possa migliorare. Una sobre José Ángel, Luis, una sobre José Ángel. El año pasado había intentado ficharlo la Fiorentina, él no quiso. Podría haber dudas, dada su juventud, de la adaptación a un fútbol, además a un club tan exigente como la Roma, viniendo del Sporting. Cuéntame un poco cómo lo estás viendo, si tienes que estar muy encima de él, o te está sorprendiendo porque está respondiendo bien, por su madurez, o cuéntame un poco algo de José Ángel. José Ángel es un jugador de 21 años, fíjate, un jugador de 21 años que cambia de país, que tiene que adaptarse a muchísimas situaciones. Estamos contentos de su rendimiento, le queda muchísimo recorrido, tiene muchísimas cosas que mejorar, muchísimo que trabajar. Ha llegado a un equipo en el que hay jugadores de mucho nivel que le van a enseñar muchas cosas, tiene que tener la mente abierta para mejorar y para aprender todo este tipo de situaciones. Tiene una oportunidad única de vivir una experiencia indescriptible en un club y en una ciudad únicos. Depende de él, creo que con esta edad poder vivir lo que va a vivir Cote es algo especial. Eso sí, la competencia está ahí, aunque parezca que no la hay, la hay. Tiene que seguir mejorando su rendimiento porque es una exigencia que nosotros buscamos con todos los jugadores. No puede un jugador pensar que va a jugar porque la competencia para nosotros es básica. La domanda era, José Ángel, l'anno scorso è stato vicino alla Fiorentina, comunque la Fiorentina ha cercato di acquistarlo, lui però non si era voluto trasferire, potevano esserci così dei dubbi visto la sua giovane età, il fatto di arrivare in una grande città, in un grande club, come considera il suo adattamento, lo ha sorpreso per la maturità, il rendimento deve ancora migliorare. La risposta no, José Ángel è un giocatore di 21 anni che ha cambiato paese, che ha dovuto ambientarsi in un contesto nuovo, e in ogni caso siamo contenti del suo rendimento, naturalmente deve ancora migliorare molto, deve continuare a lavorare, è arrivato in un grande club con grandi calciatori da cui può imparare molto, deve avere la mente aperta per cercare di imparare il più possibile e sfruttare al massimo quella che può essere una esperienza indescrivibile, no? Quella di vivere in una città e in un club che sono unici, quindi sì, assolutamente per lui può essere un'esperienza speciale. Naturalmente c'è concorrenza anche nel suo ruolo, anche se magari qualcuno può pensare il contrario, ma non è così, deve continuare a migliorare perché è quello che noi ricerchiamo in tutti i calciatori, per noi la concorrenza è fondamentale. Grazie a tutti. Grazie.